Animali ed Enigmi. Trasmissione di Criptozoologia, condotta da Elio Belangero. Buonasera a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto da Elio Belangero. Vi stiamo trasmettendo dagli studi di Radio Dreamland e siamo prontissimi per tuffarci all'inseguimento di enigmi sotto le onde. Bene, proprio nella prima puntata di Animali ed Enigmi avevamo parlato di Nessie, anzi fu proprio il racconto che inaugurò le nostre avventure criptozoologiche. Nessie, il misterioso abitante del lago di Ness, del Loch Ness, in Scozia. È forse insieme con lo Yeti il più trattato tra tutti gli animali non umani di cui abbiamo notizia, ma che ci sono ancora completamente sconosciuti. Ha un fascino incredibile, anche perché sembra essere straordinariamente furbo e, per così dire, anche un po' ammiccante, visto che periodicamente ci lancia qualche flash della sua presenza. Ed è stato così proprio poco tempo fa. Infatti, come dicevo, avevamo esordito con Animali ed Enigmi proprio parlando di Nessie, perché prendevamo spunto dalla sua ricomparsa, e cioè dal primo, tra virgolette, avvistamento che c'era stato nel corso del 2020. Era il 18 di gennaio 2020 e un filmato realizzato dalle sponde del lago presentava alcuni fotogrammi che mostravano con ogni probabilità un qualcosa, un qualcuno lungo diversi metri, potevano essere almeno 5 o 6 metri, che si muoveva lasciando delle scie laterali e posteriori. Era un'immagine peraltro molto simile ad altre già registrate in casi precedenti, assolutamente compatibile con quella di un grande animale acquatico e non attribuibile ad alcun natante, dal momento che in quel frangente non c'erano in quel tratto del lago né barche né traghetti o quant'altro. Bene, andiamo avanti, perché Nessie si è ripetuta. Il 22 aprile del 2020 un altro filmato ripreso da una telecamera che era stata posizionata in modo da riprendere 24 ore su 24, 7 giorni la settimana, uno specifico e limitato tratto del lago, ha mostrato per diversi minuti un'inspiegabile sorta di segmento scuro, lineare, piuttosto grande, anche questo valutabile in almeno 5, 6, 7 metri visibili, che ha stazionato quasi fermo sulla superficie del lago per poi improvvisamente scomparire. E l'unica ipotesi che si è potuto fare è che si fosse inabissato, ma se è stato così si è dovuto quasi certamente trattare di un'azione consapevole, perché tronchi o oggetti vari di sicuro tra le correnti del lago, primo, non possono stare perfettamente immobili per diversi minuti, secondo, non possono scendere repentinamente sott'acqua come se avessero deciso di inabissarsi. È mistero, 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 mistero. L'enigma del Loch Ness continua. Ed è un enigma di cui, come dicevo, si è parlato e si parla tantissimo, ma forse quello che pochi sanno è che Nessie ha probabilmente origini italiane, per la precisione origini genovesi. E questa cosa può far sorridere, e sicuramente lo stuolo di cicappisti e di pseudo ricercatori skeptics storcerà il naso, certamente, ma la realtà è che da quasi due millenni a Genova la tradizione popolare tramanda una storia davvero molto molto speciale.
Allora, siamo intorno al 360-370 d.C. A Genova la religione cristiana ha preso piede, tant'è che esiste già la figura del vescovo. E uno dei primi vescovi di quello che poi diventerà il capoluogo ligure fu Siro da Genova, che poi divenne famoso come San Siro. Bene, allora, leggenda vuole che la Genova del tempo fosse funestata da quello che veniva definito un drago, un grande rettile alato che era solito prendere dimora in un pozzo d'acqua sorgiva che esisteva proprio nel centro della città e da lì uscire con grande terrore di uomini così come di animali che spesso diventavano le sue prede. A cittadinanza, ovviamente, i genovesi erano disperati e invocarono l'intervento del vescovo. Siro non si tirò indietro e come andò davvero la storia non lo sapremo mai, ma pare che tra lui e il dragone intercorse una sorta di rapporto, una sorta di trattativa. Siro convinse il drago a rinunciare a cibarsi di carni. A questo drago non sarebbe stato fatto alcun male purché avesse accettato di lasciare la città, cosa che effettivamente avvenne. Un bel giorno il drago prese il volo, si portò verso il mare, vi si tuffò, perché evidentemente era un anfibio, e non fu mai più rivisto. Il patto era stato siglato e rispettato. E ancora oggi esistono prove, se vogliamo, tangibili della leggenda, perché il percorso che il drago seguì per volare verso il mare passò lungo un tratto di strada che ancora oggi è una specifica via che porta il nome di Vicolo del Drago. E inoltre, nel punto dove si narrava che esistesse il pozzo in cui il drago si rifugiava, esiste ancora oggi una lapide marmorea che è stata fatta apporre dal doge di Genova addirittura nel 1347, qualche annetto fa, e questa lapide celebra appunto il confronto tra Siro e il drago, con la rappresentazione di un uomo molto paludato e di un rettile alato l'uno di fronte all'altro. Dunque, una storia ben intrigante, intrigante anche perché non finisce qui, perché è la stessa leggenda che prosegue, magari con delle aggiunte successive, non lo sappiamo, non è certo, oppure per un misterioso connubio tra narratori liguri e narratori nordici. Fatto sta che i racconti ricordano intanto il girovagare di questo drago qua e là per le acque, fino al momento in cui, raggiunti i mari e le terre fredde del nord, il nostro amico drago genovese non trovò un profondo e tranquillo lago dove stabilire la sua nuova casa. Un lago che si chiamava Ness. Bellissimo! E qui la magia delle antiche terre d'Italia si coniuga con quella delle antiche terre del nord. Ma se la leggenda non ci inganna, potremmo anche allargarci sulla sua origine, perché il nostro buon drago genovese pare abbia lasciato dalle nostre parti un bel po' di parenti e possiamo anche andare allegramente a vederli. Partiamo da Benny, con un gioco di parole che ovviamente ricorda Nessi. Benny è il misterioso abitante del Benaco, Benaco che è l'antico nome del lago di Garda. Oltre alle tante leggende storiche che riguardano castelli, principi, principesse, battaglie, eccetera, il lago di Garda possiede anche una straordinaria leggenda che riguarda un abitante dei suoi abissi.
L'ipotesi della presenza di un animale di dimensioni colossali che vivrebbe proprio nelle acque del lago di Garda ha infatti delle radici molto antiche. Già nel Medioevo venivano riportati avvistamenti di quelli che erano definiti come mostri acquatici, che terrorizzavano i pescatori e gli abitanti delle sponde. In particolare furono i monaci del monastero situato sull'isola del Garda a segnalare, come riporta lo storico Bongianni Grattarolo nella sua Storia della Riviera di Salò, datata 1599, che, riporto parole testuali, caverne oscurissime e profondissime esistevano proprio sotto le scogliere dell'isola ed erano tane per creature acquatiche definite smisurate e deformissime, e che ovviamente avevano colpito e terrorizzato chi aveva avuto occasione di vederle. Ma questa leggenda è rifiorita alla grande il 17 agosto del 1965 per un evento che è avvenuto nei pressi della Baia delle Sirene, è un golfetto che si trova sulla sponda orientale del lago a poca distanza dal borgo di Garda, che è quello che dà per l'appunto il nome all'intero lago. E fu qui che un gruppo composto da una decina di turisti, ed erano persone inappuntabili, che non avevano nessun interesse a montare un eventuale caso, affermarono in blocco di aver visto emergere dalle acque un'enorme creatura che doveva essere lunga almeno 10 metri e che aveva la forma simile a quella di un serpente. Una creatura inusitata che sarebbe poi ridiscesa sott'acqua dirigendosi appunto verso le grotte sottomarine dell'isola del Garda, dove si sarebbe rintanata. Ovviamente fu una notizia che fece molto scalpore, fu riportata da tutti i media e diventò uno dei più intriganti misteri della zona, anche perché negli anni successivi gli avvistamenti si sono susseguiti e sono diventati anzi piuttosto fitti, soprattutto dall'anno 2000 in poi. Si può dire oggi che ci siano circa 15 incontri, tra virgolette, di animali umani con questo straordinario ed enigmatico animale non umano. Possiamo citare i più significativi perché è una storia davvero interessante. Ad esempio, nel 2001 un sub avvistò quello che poi fu affettuosamente chiamato Benny. Lo avvistò nei pressi del paese di Gargnano e quello che vide questo subacqueo fu né più né meno che un animale molto simile a quello descritto dal gruppo di turisti nel 1965. Ci fu poi il caso di un albergatore che era una persona ovviamente molto conosciuta per via del suo lavoro, il quale segnalò un avvistamento analogo nella zona di Manerba. E poi ancora di nuovo nel 2013 nei pressi della Baia delle Sirene, il luogo dove era avvenuto il primo avvistamento moderno, e ci fu una famiglia, madre, padre e figli, che avvistò una creatura che venne da loro descritta come lunga almeno 15 metri e con un aspetto sconvolgente, come se si trattasse di un animale che era a metà tra serpente e balena. E ancora altri avvistamenti simili nel 2016, nel 2017 e nel 2018, oltre a molte testimonianze raccolte occasionalmente da parte di pescatori che parlavano di reti strappate e di grandi quantità di pesci apparentemente inghiottiti da non si sa chi o cosa. Ma particolarmente interessante e inquietante nella sua enigmaticità,
Il caso che coinvolse due signore che si trovavano sulle rive del lago e che fu riportato dal quotidiano L'Arena di Verona con un'intervista diretta alle protagoniste dell'evento. Queste protagoniste, due signore di nome Clara Butturidi e Patrizia Di Lorenzi, ai primi di settembre del 2017 si trovavano presso la frazione Pai di Torri del Benaco. Erano in riva al lago quando iniziarono a vedere poco lontano da loro, il che significa poco lontano da riva, e uso le parole stesse pronunciate dalle due testimoni, due cose allineate, lunghe circa un metro e mezzo ciascuna, simili a due gobbe che potevano assomigliare anche a uno strano dorso. Il racconto delle due signore continua dicendo che anche altri bagnanti videro quella strana cosa, un ragazzo fece anche tempo a scattare delle foto a questo essere speciale che si mosse comunque con grande tranquillità e lentezza per un lungo tratto, sempre con le due gobbe, diciamo così, che scavallavano dentro e fuori dal pelo dell'acqua. E non lo fece semplicemente in linea retta, ma anche con degli spostamenti laterali. Ad esempio, a un certo punto incrociò sul proprio percorso un motoscafo ormeggiato e per evitarlo fece un'ampia curva intorno al natante. Si trattava quindi inevitabilmente di un essere senziente, non certo di un relitto, di un tronco galleggiante o cose simili. E beh, è molto, ma molto intrigante la storia ed è del tutto assimilabile alla maggior parte degli avvistamenti, tra virgolette, certi di Nessie. Non per niente il caso di Benny forse non è di dominio pubblico, ma è sicuramente diventato un must tra i ricercatori in ambito criptozoologico e soprattutto nell'ambito degli enigmi sotto le onde, tant'è vero che si sono occupati della storia dei media prestigiosi di tutto il mondo, dalla trasmissione italiana Mistero alla BBC inglese, dalla ZFE che è la Rai tedesca, alla statunitense Discovery Channel, fino alla rete internazionale Animal Planet, eccetera, eccetera. Per andare a, tra virgolette, caccia di Benny, sono poi state organizzate missioni esplorative con tanto di robot sottomarini e sonar per scandagliare il fondale del lago, ma il mistero, così come per l'abitante del Loch Ness e tantissimi altri, non è ancora stato risolto. L'unica cosa certa è che Benny è ormai entrato nel cuore degli abitanti della zona. Dico nel cuore perché si è creata nei suoi confronti non la fama di una bestia terrificante, bensì l'idea di un essere buono, pacifico, quasi benevolo, come una sorta di protettore delle acque, di antico guardiano del lago, capace di proteggere il Benaco e, per così dire, di fare da sentinella contro l'inquinamento, contro il degrado, contro lo sfruttamento eccessivo da parte degli esseri umani. E beh, questa è davvero una bella storia, nata chissà come e chissà da cosa. Forse da origini ataviche che hanno accomunato il sentire umano e quello di tanti altri esseri sconosciuti che abitano con noi il pianeta. Bene, chiudiamo qui questa prima parte di Animali ed Enigmi, ma rimanete connessi con Radio Dreamland. Dopo una pausa musicale ci risentiamo per continuare a girovagare per l'Italia inseguendo enigmi sotto le acque. Radio Dreamland. Share the vision. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. I got my
Dreamland. Share the vision. Bene, eccoci di nuovo ad Animali ed Enigmi e incominciamo subito a nuotare tra i misteri subacquei, ma senza allontanarci troppo da Benny, da dove ci trovavamo prima, perché a poca distanza dal lago di Garda abbiamo un altro bellissimo specchio d'acqua che è il lago di Como. Allora, l'antico nome di questo bacino era Lario, e non mancano tanti riferimenti davvero gustosi a un misterioso abitante dell'Ario, il quale, scommetto che l'avete già indovinato, è stato proprio per questo motivo soprannominato anche lui ed è stato chiamato Larry. Allora, anche qui la storia è davvero antica e l'antichità, a parere mio, colpisce sempre, perché la continuità di leggende e di testimonianze che arrivano da un passato remoto e giungono fino ad oggi non può non far dubitare, non può non far avvicinare alle vicende del caso con il gusto di incontrare qualcosa di straordinario di cui l'uomo parla da sempre. E parliamone. Abbazia cistercense di Santa Maria di Piona, nei pressi di Colico, un paese all'estremo nord del ramo lecchese del lago. Un affresco che risale circa al 1200 rappresenta con chiarezza lo scontro tra una figura femminile identificata poi con Santa Margherita e un grande drago, un grande essere alato simile ad un rettile che sembra, per così dire, essere esorcizzato dalla santa che avanza verso di lui con una croce. E va bene, il Medioevo è stato certamente il tempo in cui spesso venivano rappresentati dei grandi serpenti o esseri alati in contrapposizione ai santi della cristianità, a simboleggiare proprio la lotta tra l'antica tradizione dell'umanità, la spiritualità atavica dei popoli nativi e il cristianesimo che voleva conquistare il mondo. Ma che proprio a Piona, a due passi dal lago di Como, un affresco importante ricordasse la presenza di un essere a suo modo straordinario, è perlomeno
intrigante col senno di poi, ed è intrigante e a maggior ragione perché sembra dare il via a racconti su di un misterioso e incomprensibile abitante dell'Lario e che si sono protratti nei secoli fino a noi. Infatti sono state tante e in vari tempi le testimonianze di pescatori che raccontavano di essere stati sbalorditi per aver percepito, soprattutto mentre pescavano di notte, le acque del lago che improvvisamente si agitavano e ribollivano, come se un qualcosa di molto grosso si stesse agitando sott'acqua. In epoca moderna, poi, varie volte persone del posto sono state testimone di, tra virgolette, incontri perlomeno, si potrebbe dire, enigmatici. E allora si parte ufficialmente dal novembre del 1946, mese in cui tutti i giornali locali e nazionali riportarono in prima pagina, con gran titoloni, la testimonianza di una coppia di cacciatori, purtroppo, che provenivano da Erba in Brianza e che si trovavano lungo la costa del Pian di Spagna, che è una zona pianeggiante, oggi per fortuna riserva naturale protetta, che si affaccia sull'estremità nord del lago. E in questo loro girare questi due signori videro a un certo punto, a una decina di metri dalla riva, un animale sconosciuto e per loro inimmaginabile. Lo descrissero come una sorta di enorme serpente della lunghezza di non meno di 10-12 metri, di colore rosso ma più che altro bruno, coperto di squame e con una bocca molto molto ampia. Ovviamente furono atterriti a quella vista, ma cosa pensarono bene di fare? Gli spararono. L'essere si ritrasse dagli spari, emise uno strido acuto e si inabissò verso il centro del lago. Questo evento fu considerato eclatante e dopo quel primo avvistamento esplose, per così dire, una sorta di mostromania, chiamiamola così, tra virgolette, tant'è vero che nei giorni immediatamente seguenti furono segnalati diversi altri avvistamenti e non ci è dato sapere quanto attendibili in località vicine come ad esempio i paesi di Sorico, di Gera e di Piona. Ci fu anche chi organizzò delle vere e proprie battute di caccia o di pesca e la situazione venne studiata anche da diversi scienziati e ricercatori qualificati. Non se ne concluse nulla, meno male. Si ipotizzarono improbabili accostamenti con grandi pesci, con anguille di dimensioni eccezionali, bisce d'acqua o simili, ma l'essere incontrato dai due cacciatori era decisamente diverso. Si fece anche riferimento al fatto che il Lario è uno dei laghi più profondi d'Europa, in effetti raggiunge i 416 metri di profondità, il che è tantissimo al di fuori dei mari, e per ciò stesso fosse impossibile conoscere con precisione cosa si poteva celare sui suoi fondali, dove tra l'altro sfocia un fiume sotterraneo la cui provenienza è ancora oggi sconosciuta, non si capisce bene da dove ha origine. In ogni caso, per un qualche motivo, la vicenda del misterioso abitante del lago era partita o ripartita. E negli anni successivi, infatti, gli avvistamenti si moltiplicarono. Nel 1954 due persone, padre e figlio, avvistarono uno strano animale che usciva dall'acqua di fronte al paese di Argegno. Tre anni dopo, nel 1957, tra Dongo e Musso, venne segnalato un essere acquatico definito enorme, la cui probabile esistenza fu, tra virgolette, confermata circa un mese dopo da due ricercatori molto preparati, due biologi che si immersero nel lago con una batisfera al largo del paese di Dervio fino a una profondità di 90 metri, dove videro uno strano animale sconosciuto, molto grande e dalla sagoma e dalla testa simili a quelle di un coccodrillo.
Poi tra il 2002 e il 2003 nelle acque della sponda lecchese del lago più volte alcuni pescatori dissero di essersi imbattuti in un animale sconosciuto lungo circa una decina di metri e dalla forma affusolata che poteva ricordare quella di un'enorme anguilla, ma enorme, proprio fuori del normale. Infine, nelle acque di fronte a Dervio, nel 2002 vennero scattate alcune foto che ritraggono una sagoma serpentiforme emergere per pochi metri dall'acqua. E naturalmente di queste foto si disse di tutto e di più. Pare comunque, da tutte le analisi fatte, che siano considerabili come autentiche, mentre invece ovviamente c'è il solito stuolo di skeptics che ne parla come di foto truccate. Ad ogni modo, queste foto ci riportano ad un'immagine molto, ma molto simile alla figura del famoso plesiosauro, un rettile acquatico dal corpo fusiforme, zampe pinnate e lungo collo, che dovrebbe essersi estinto ufficialmente circa 65 milioni di anni fa, ma che stranamente ricorda da vicino tante immagini di misteriosi abitanti dei laghi di tutto il mondo. Senza contare che da queste parti viveva in epoche ben più remote, cioè tra i 300 e i 200 milioni di anni fa, quello che venne chiamato l'Ariosaurus balsami. E chi era il l'Ariosaurus balsami? Era un notosauro, cioè un rettile preistorico semiacquatico. Nel 1839 fu trovato un fossile perfettamente conservato di una specie ancora non conosciuta di notosauro, e qui proprio nei pressi di Perledo, sulla sponda lecchese del lago di Como. Era una sorta di lucertolone lungo circa 60 centimetri, al quale si attribuì il nome Lariosaurus balsami in onore dello zoologo e autore della scoperta, che si chiamava Giuseppe Balsamo Crivelli. Questo era un notosauro tra i più piccini, 60 centimetri, visto che individui di quella famiglia, per quel che ne sappiamo e dai fossili ritrovati, potevano arrivare a superare i 6 metri. E così, come pensiamo talora a plesiosauri che non si sono estinti, magari possiamo anche pensare a lariosauri che non si siano estinti. Infine, un bellissimo rimando all'antico drago comasco lo troviamo all'ingresso della Basilica di San Fedele, costruita nel 1120 nel centro di Como. Questa basilica è aperta dal cosiddetto Portale del Drago, un bellissimo portico dove campeggia un essere alato che è a metà tra drago e grifone e ci riporta a quell'antica presenza che abbiamo già incontrato nell'affresco dell'abbazia di Piona, ma questa volta a Como ha un'aura positiva, incornicia l'ingresso di un'importante chiesa. Quindi davvero un lago di draghi, e direi che ce n'è davvero abbastanza per porsi molti interrogativi. Ma non solo qui in questa zona del nord Italia, su e giù per l'Italia potremmo scorrazzare, perché sono davvero innumerevoli gli enigmi sotto le acque nostrane. Potremmo parlare in Piemonte del drago e dei grandi serpenti che popolavano nell'era medievale il lago d'Orta, potremmo parlare della comparsa di un indefinibile animale nel Lago Maggiore, in Liguria del drago della baia di San Fruttuoso, oppure dello strano essere dalle molte teste del Golfo dei Poeti tra Deiva Marina e Marinella. In Umbria potremmo incontrare Tirus, il leggendario drago delle acque paludose che finì sullo stemma della città di Terni. Oppure, se scendessimo a sud, in Calabria, potremmo incontrare lo strano rettiloide segnalato nel lago Ampollino sulla Sila, e poco oltre Colapesce, il mitico uomo acquatico di Messina. Ma ci piace concludere con una storia che riteniamo davvero, davvero intrigante, quella di Tarantasio. Ora, c'era una volta un lago
e mai incipit fu più sacrosanto, perché oggi questo lago non c'è più. Dovete sapere che fino al 1300 circa in Lombardia, nella zona di confine tra quelle che oggi sono le province di Lodi, Cremona e Bergamo, esisteva un grande lago. Era più che altro un enorme stagno molto esteso in lunghezza, creato nei millenni dalle esondazioni di vari fiumi, e si chiamava Gerundo. Nel corso del XIV secolo scomparve, vuoi per un prosciugamento naturale, vuoi per numerose opere di bonifica intraprese allo scopo di creare terre per l'agricoltura e per i villaggi. E tra l'altro la città di Crema nacque proprio sui terreni liberati dalle acque del Gerundo. Ma manco a farlo apposta, il lago aveva il suo drago e si chiamava Tarantasio. Divenne una star per i media del tempo, perché ad esempio ce ne riporta una descrizione molto compiuta il monaco Sabbio nel 1110 nelle sue memorie manoscritte della città di Lodi, dove lo descriveva come un drago serpentiforme con testa enorme, grandi corna, coda e zampe palmate. Così pure ce ne parla Ulisse Aldrovandi, grandissimo naturalista del 1500, che lo riporta come una viverna, cioè un drago alato e con due sole zampe. Molto in tono la descrizione che ne fa Filiberto Villani, un poeta lodigiano, nel suo poema Lodi riedificata del 1650. In ogni caso, la storia di Tarantasio è simile a quella di molti suoi parenti. Viveva costui nelle acque del lago Gerundo, da cui usciva di tanto in tanto con ovviamente grave sgomento delle genti circostanti. Il povero Tarantasio finì per incappare in chi? In Uberto Visconti, grande cavaliere, capostipite della dinastia dei Visconti, che poi per secoli avrebbero dominato in vario modo le terre lombarde. Ne nacque un combattimento all'ultimo sangue e Uberto ne uscì vincitore, uccise il drago Tarantasio. Ma è quello che successe dopo a lasciarci stupefatti. Allora, intanto, a ricordo del drago, una frazione del paese di Cassano d'Adda venne chiamata fin da epoche molto antiche Taranta. E poi sono tantissime nei paesi della zona le strade che hanno conservato il nome di Via della Bissa, cioè del serpente. E io non credo che a un luogo abitato si appioppi un appellativo che è memore di terrori e di sgomenti e disgrazie. Poi, ancora oggi, esistono in numerose chiese, attenzione, le leggendarie cosiddette costole del drago. Allora, citiamole: la chiesa di San Bassiano a Pizzighettone, in provincia di Cremona, la chiesa di Sant'Anastasia a Verona e di San Giorgio a Soave, sempre in provincia di Verona, la chiesa di San Cristoforo a Lodi, dove esistevano anche fino ai tempi della Seconda Guerra Mondiale due lapidi marmoree che ricordavano la storia del drago, poi la chiesa di San Giorgio ad Almenno Salvatore, in provincia di Bergamo, e così pure un esempio è appeso al famoso Arco della Costa nel perimetro di Piazza delle Erbe in pieno centro a Verona. Si tratta di tutte autentiche ossa costali, cioè delle vere e proprie costole, ma di dimensioni enormi, riconducibili ad un essere di proporzioni gigantesche. È ovvio che molti parlino di resti di cetacei preistorici o giù di lì, ma chi può dirlo? Anche perché alcune non sembrano proprio essere dei fossili. E infine, a perenne memento della sua grande vittoria contro il drago, narra l'epopea cristiana che Uberto Visconti assunse per lo stemma di famiglia l'ormai mitico biscione, e cioè il grande serpente che tiene un uomo tra le fauci. Benissimo, ma ci sono delle voci molto più intriganti a questo proposito, perché sommessamente più di un ricercatore infatti asserisce che il biscione, potremmo dire tranquillamente il drago, non sta divorando e quindi distruggendo l'umano, ma lo sta anzi facendo nascere, lo produce, ne promuove la comparsa.
Ebbene, è un'interpretazione davvero intrigante. Uberto Visconti, che detto per inciso fu un pezzo grossissimo del nostro Medioevo e quindi della storia di tutta Europa, voleva celebrare la morte inflitta ad un nemico dell'umanità, leggasi cristianità, o lanciare nel tempo il messaggio che esseri d'antichissima stirpe sarebbero per sempre stati meritevoli di aver dato e di dare vita all'umanità stessa? È un enigma davvero fantastico, un enigma non solo criptozoologico, un enigma che ci riporta alle straordinarie storie dei nostri tempi più ancestrali. È un meraviglioso viaggio attraverso queste storie, ritengo lo si possa trovare nel libro Leggende druidiche, miti e vicende dell'epopea dei Celti. È un bellissimo libro, secondo me, scritto da Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero e pubblicato da Celtia Editrice. È un libro che è pieno di magia, ci fa risalire ai tempi leggendari in cui prese vita lo sciamanesimo druidico, che sarebbe poi divenuto l'esperienza portante della vita sul pianeta. Potete trovare Leggende druidiche di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15. E qui ci fermiamo, ma rimanete connessi con www.radiodreamland.it. Un saluto da Elio Bellangero, chiudiamo questa puntata di Animali ed Enigmi e alla prossima!